La Corte dei Conti e Sezione di Controllo per la Regione Toscana parifica il rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio 2020. La Corte dei Conti ha presentato al Consiglio regionale della Toscana la relazione in merito all'esercizio finanziario 2023, un ampio documento di analisi sulla spesa della cosa pubblica, dettagliato su sanità, PNRR, recepimento e uso dei fondi europei e costi del personale. La prima lente di ingrandimento è proprio sulla sanità, per cui a fine dello scorso anno è stato disposto un aumento dell'IRPEF per compensare il pesante passivo. Ad oggi ammonta a 221 milioni da trasferire dal conto ordinario al conto sanitario. La sezione ha ribadito come la gestione sanitaria continua a soffrire di una programmazione lacunosa che non permette una pianificazione strategica per distribuire al meglio le risorse del sistema sanitario regionale. Non sono stati parificati alcuni capitoli specifici in quanto riguardavano investimenti effettuati dalla Regione e impropriamente imputati al perimetro del servizio sanitario. Allo stesso tempo la Corte giustifica in parte la gestione, poiché le risorse in arrivo dal Governo centrale sono tornate a livelli prepandemici. Resta necessario un cambio passo per garantire la tenuta stessa del sistema. È un sostanziale elemento di validazione dei nostri bilanci e della nostra contabilità da parte della Corte dei Conti e io sono molto contento, perché pur permanendo aspetti su cui la Corte dei Conti solleva delle criticità per quanto che riguarda proprio la sanità, proprio gli aspetti relativi alle partecipate, una maggiore velocità sugli investimenti da dare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come fondi strutturali europei, ma è un bel giudizio che viene evidenziato nelle prime pagine sulla capacità di corrispondere i nostri programmi alla modalità con cui con correttezza viene sviluppata l'azione del bilancio.